ragazzi, buongiorno. Che bella questa musica. Ci siete? Chi sei, Fabiana? Ah, Sonia! Ah, ecco, vedi, avevo visto bene. Sonia, Fabiana, buongiorno! Anche Cristina mi sa che si è connessa. Io vedo solo il pallino piccolissimo. Come state, ragazze, stamattina? Ciao, Cristi! Come state? Io mi sto lasciando un po' coccolare da questa musica. Stamattina ho deciso di farvi la lettura settimanale, non sulla pagina ma qui sul gruppo, così la possiamo fare insieme. E mi sentite bene? La musica forse è un po' troppo forte. Ecco qua. Allora, ragazze, stamattina per la lettura settimanale, ecco Fabiana, ho deciso di dare leggerezza, perché in questo momento, in questo periodo della mia vita sto lavorando tanto sul togliere ruoli, sullo svecchiare. Poi tra l'altro è iniziata la primavera già da un po', quindi pulendo i balconi. Sì, pure io, guarda, ieri è stata una giornata fantastica, non sapevo che sarebbe andata in quel modo, ma ho sentito proprio dentro di me un'energia che mi spingeva a pulire, cioè non era programmato e non era assolutamente niente di programmato, però ho sentito proprio da dentro questa voglia di liberare, di svecchiare, di togliere tutto quello che era di più. E così ho fatto una mega pulizia, ho buttato cose, ho dei sacchi abnormi, vestiti che non usavo da un secolo, ho fatto dei cambi, ho sistemato anche nella casa, visto che adesso sto a casa dei miei, ma i miei non ci stanno perché non possono tornare, ho messo delle cose in maniera diversa, ho mandato il video delle nuove disposizioni a mia madre, gli è venuto un colpo, però l'ho abbellita, ho messo, sai, dei foulard ovunque, oppure dei fiori, dei colori. Oh, veramente mi è piaciuto tanto, nonostante abbia lavorato tanto, perché poi ho pulito, ho passato l'aspirapolvere, però tutto quanto con la musica, mi sono lasciata accompagnare da musiche dal mondo e quindi alla fine poi, ecco, chi ha visto le mie storie ha visto che mi sono fatta pure un bicchierino di passito, che non è proprio tanto, però alla fine non lo faccio mai ed è stato buono così. Così, proprio come una liberazione da degli schemi, anche di dover essere in un certo modo, di dover essere perfetti, perché le persone spirituali si comportano in un certo modo, non bevono alcol. Io, ripeto, non è un invito a bere alcolici, perché lungi da me, io non li bevo mai. Però, capito, anche per uscire un po' dai ruoli, serve per uscire un attimo dal ruolo, giusto un pochettino, non è che ci dobbiamo attaccare la bottiglia. Allora, quindi... Allora, stamattina quindi inizieremo con tanta leggerezza. Ho deciso di usare l'oracolo delle fate e l'oracolo delle dee. Quindi vediamo che cosa hanno da dirci le dee per l'inizio di questa settimana. Pronte? Le carte già le ho mischiate, adesso vediamo un attimo. Vediamo chi è questa dea. La vedete? Fabiana non mi fa ridere. Stava messa sotto sopra. È Lakshmi! Wow! Allora, Lakshmi è la dea della... Non so se la conoscete, Lakshmi è fantastica, una delle mie dee preferite. Una volta l'avevo messa pure come figura del desktop per attrarmi abbondanza. E Lakshmi vuol dire futuro radioso e dice: smettila di preoccuparti perché ogni cosa andrà alla grande. E infatti, se vedete, aspettate che avvicino un attimino la... Allora, se vedete, c'è lei che praticamente... No, si vede? È questa donna piena di
di gioielli. Tra l'altro, c'ha i miei colori preferiti, il dorato e il violetto. Ed è tutta sfarzosa, tutta piena di gioielli. Ha nei suoi palmi, nei palmi delle mani, ha dei fiori che emanano luce, che irraggiano luce. E poi sta sul mare, c'è il sole. Infatti, io ieri, cioè in questo periodo in generale, sto visualizzando tanto il mare come una cosa di libertà, di abbondanza. Proprio mi sto calando proprio senza sforzo, molto senza sforzo, in una sorta di dimensione di abbondanza, come se percepisco, buongiorno Ida, come se percepisco che l'abbondanza, noi stiamo vivendo nell'abbondanza. Dobbiamo soltanto accorgerci dell'abbondanza che ci circonda, anche in questo momento, no? Che magari pure nella famiglia sicuramente ci sono delle tensioni, sta venendo tutto a galla. Però fa parte di questo processo in cui le ombre stanno venendo alla luce. Ok, quindi non disdegniamo le ombre, perché le ombre vogliono soltanto la nostra attenzione, vogliono essere illuminate. Anche la meditazione che abbiamo fatto l'altro giorno, che puoi trovare nel mio canale, sul bambino interiore. Il bambino interiore può essere anche concepito come una parte ombra in un certo senso, perché è la parte di noi un po', diciamo, cioè, che va curata. E quindi facciamole venire fuori queste parti ombra, queste tristezze, queste paure, queste preoccupazioni. Perché hanno bisogno della nostra attenzione, hanno bisogno della nostra luce, hanno bisogno di essere illuminate. E infatti Lakshmi, guardate che bello questo sole, cioè già sento, ecco, se mi calo in Lakshmi, calatevi un attimo pure voi in Lakshmi, come vi sentireste voi come dee dell'abbondanza, sapendo che tutto comunque ha un suo perché, ha un suo significato, che le ombre che stanno dentro di voi e fuori di voi hanno solo bisogno della vostra attenzione, della vostra luce, che gli portiate luce. Come vi sentite a essere Lakshmi? Ecco, nella prima parte di questa settimana facciamo questo esercizio, cerchiamo di incarnarci un attimo in Lakshmi e dire come mi comporterei se fossi questa dea che sa che tutto quanto viene per me e non viene appunto per il mio bene e non a me, come una sorta di punizione. E cerchiamo di illuminare le nostre paure, facciamole venire fuori, guardiamole in faccia. Bello, bello. Grazie. Adesso andiamo a vedere nella seconda parte della settimana che cosa ci dicono invece le fate, che portano sempre tanta tanta leggerezza. No? Sì. Sempre capovolte, sempre capovolte. Se sono capovolte è ancora meglio. Allora, affermazioni, la vedete? La vedete affermazioni, bellissima. Allora dice, usa le affermazioni positive per innalzare i tuoi pensieri e la tua energia, per attrarre ciò che desideri. E c'è questa dea con i capelli bianchi, seduta sulla luna a contemplare le stelle. E anche se guardate, un manto pieno di stelle, tutto colorato, lo vedete? Sì, anche a me piace tantissimo. E allora, io ve lo sto dicendo spesso nei video che faccio, che spesso la notte, adesso fa più caldo, le temperature sono cambiate, quindi si può fare. Mi metto verso le 11:30 di notte, così, fuori al mio terrazzo a guardare le stelle. E questa cosa qua, infatti lei guarda, sta proprio guardando le stelle. È come se mi fa sentire parte di un tutt'uno, parte di un unico universo che mi ama. Fatelo pure voi, provatelo. Lo sto ripetendo tanto, però veramente provatelo, perché una cosa è dire le cose, una cosa è farle. Provate a mettervi con una bella musica, tipo questa qua, una musica che
che vi fa sentire parte di questo spazio. Io sono molto, cioè me ne faccio sempre questi viaggi, non so se sono proprio dei viaggi astrali, non saprei come chiamarli, però mi viene proprio, mi chiamano loro, mi chiamano le stelle, vogliono che io le guardi. E tante volte c'è Venere, per esempio, che quando mi affaccio al balcone c'è sempre Venere, e poi vabbè, lei scompare perché viene solo dopo il tramonto, e sento proprio il richiamo delle stelle. Quindi fate questa cosa, mettetevi fuori al balcone e mettetevi in una posizione proprio di contemplazione e fate delle affermazioni positive. Quindi qualunque affermazione positiva voi vogliate, che ne so, io sono abbondanza, io sono amata, non importa quanto io adesso stia facendo fatica per sentirmi amata, però io sono comunque amata, oppure io sono accolta, io, qualunque tipo di affermazione che vi faccia sentire amate, che vi faccia sentire che tutto ha un senso, mi viene proprio di ripetere questo, e che tutto si sta dispiegando secondo dei tempi, anche secondo una tempistica divina. Quindi potreste dirvi: io sono esattamente dove devo essere, io sono esattamente là dove devo essere, quindi io mi trovo nel posto giusto al momento giusto, tutto quello che mi succede è stato già scritto per me secondo un piano divino, io non mi devo preoccupare di nulla, io sono la creatrice della realtà e sono anche colei che si affida totalmente a questa potenza creatrice divina, che io chiamo Padre ultimamente, che chiamo Gesù, mi piace più identificarlo come Gesù, perché mi fa sentire, Gesù è come mio fratello, e poi c'è Dio che lo chiamo proprio papà. Però Gesù, tipo stamattina prima di fare la lettura, mi sono connessa con lui e lui mi ha detto vai sorella, vai. Quindi mi fa sentire questa sensazione di non solitudine, ecco. Quindi fatelo, fatelo, perché è veramente potente. Ok. E le affermazioni ovviamente possono essere affermazioni fatte per appunto ciò che desiderate anche. Però fatele sempre come se voi già avete quella cosa, tipo volete una casa tutta vostra, volete qualsiasi cosa, mettetevi in quello stato, tipo io ho sempre desiderato una casa sul mare e quindi mi metto là e immagino proprio l'odore della salsedine e io dico io sono libera, perché alla fine una nuova casa è una voglia di libertà, quindi mi dico io sono libera, io sono come questo mare che ho davanti, cioè, anche se non ce l'ho davanti fisicamente, però con la musica, le stelle comunque ti aiutano tanto a fare questo tipo di lavoro, di affermazioni. Ok, adesso ritorniamo alle idee, vediamo che cosa ci dicono per l'ultima parte della settimana. Damara, Guiding Children. Questa è la prima volta che mi esce Damara. Tra l'altro questo mazzo è uscito anche senza il librettino, la guida, quindi è tutto improvvisato. Dice, sei così brava, e lo traduco dall'inglese, sei così brava ad aiutare, a fare counsel, quindi a supportare le persone, a dare consigli. E, ah no, sei brava, sei molto brava veramente, sei capace nell'aiutare, nel dare consigli e nel guarire i bambini. Usa le tue abilità per aiutare i bambini adesso. Wow. Grazie Ida. Wow. Allora, c'è questa fata che sta nella foresta, la vedete, che ha in braccio un bambino e una bambina. E io penso che, allora, prima di tutto mi fa venire in mente il contatto sempre col nostro bambino interiore, quindi di guidare il nostro bambino interiore, quindi di coccolarlo. E proprio questo è proprio il tempo del bambino interiore, perché ripeto,
c'è bisogno di portarlo alla luce, di far uscire la leggerezza. Io prima di iniziare questa lettura ho chiesto leggerezza e il fatto di prenderci cura del nostro bambino interiore porta tanta leggerezza, perché porta il ballo, porta il dipingere, porta il cantare è importantissimo per sbloccare il chakra della gola. Se non cantate, cantate, perché i bambini amano cantare. Io pure quando ero piccola cantavo sempre, ah, pure se non siete stonate non fa niente, cantate. Quindi guida il tuo bambino come Damara o Damara, non so come si dice. Quindi dedicati a questo, e se hai dei bambini in casa con te, dedicagli più attenzione, colorate insieme, fate qualche cosa insieme, perché i bambini stessi possono essere da esempio per noi. Quindi guardare anche come agiscono i bambini. Tipo ieri stavo guardando un video di alcuni miei amici che mi hanno mandato nel mio gruppo di pari, e praticamente si sono, a un certo punto mentre ballavano c'erano questi due genitori con due bambini, e a un certo punto una bambina ha tirato i capelli alla sorellina e la bambina piccola si è messa a piangere, e il papà subito l'ha presa, l'ha fatta ballare, e lei in un attimo ha cambiato stato. Quindi cioè si è messa a ridere, da che stava si è messa quindi infatti l'ho fatto notare, e questa cosa ci deve far riflettere come dobbiamo imparare tanto dai bambini a non affondare nelle nostre emozioni negative, perché le emozioni negative ci stanno, ci devono essere, le dobbiamo ascoltare, però non dobbiamo impantanarci dentro, perché possiamo, come i bambini, possiamo cambiare in qualsiasi momento il nostro stato, semplicemente sapendo che sono emozioni, fanno parte del tuo corpo emozionale, del tuo corpo emotivo, ma l'anima è più grande delle emozioni, quindi non lasciarti deprimere mai. Sappi che guardati sempre dall'esterno, come se fosse il tuo sé superiore a guardarti. Quindi in questo caso devi diventare il genitore di te stesso, come dico sempre anche nel mio videocorso che stiamo facendo in Brilla come una dea. Quindi ecco, diventiamo genitori di noi e divertiamoci, prendiamo la vita con più leggerezza. Lo sapevo che questa settimana, anche questa settimana ci avrebbero aiutato, quindi grazie di esserci state. E poi se non sei iscritta al mio canale puoi iscriverti qui sotto cliccando la campanellina, così ogni volta che faccio un nuovo video ti arriverà una notifica. E questo è il video che ho registrato qui, però quelli che non sono iscritti al gruppo, iscrivetevi anche al gruppo, vi lascio il link qua sotto. E ragazze, vi do un mega mega bacio e ci vediamo presto.